Vabbè, mi ficco lì sotto, in testa diga, in questo magnifico panorama che ci ha donato il nostro creatore onnipotente, con cui, nel brillore del sole nell'acqua. Guarda che brillamento. È bello questo panorama. Grazie Gesù, grazie. Lode per sempre onore a te nel più alto dei cieli. E na miseria, grazie Gesù. Adesso io vado giù del suo percorso qui, mi ficco qui sotto, vado giù tutto qui, qui pure è cascato giù tutto, quel pezzo lì è cascato giù, vedi? Una volta c'era la strada che passava qui sotto, quando non c'era la diga, c'era una strada, una chiesa, una casa, chiesa e letto ghiaccio, c'era tutto qui. Vado giù qui, vedi? Qua gioco una volta, quando mio zio, puretto, zio mammo, il mammo, zio Mario, e non era all'ospizio quella volta, ancora stava bene, quando ero piccolo, mi ci portava chi la diga. Dopo sistemava i rami delle piante, i rami per farmi fare il bagno in mezzo alla diga, chi? Shalau, quella volta, nei primi anni 90. Guarda qua che macello, oh, l'acqua è scesa giù, è andata giù un bel po', è calata tanto, E non mi sai com'è calata. Uria chi c'era tutta acqua qui. Vedi le piante tutte secche. Lì ria l'acqua, lì. Vedi su dedo qui? Lì. Adesso invece io proseguo perché è andata giù s'acqua. Oh, qui una butia. Una butia, c'è pure chi imbriachi. Aspetta, Ecco, adesso io non mi metto, non mi ficco. Aspetta, Guarda un po' l'acqua. L'acqua è Regione Marche, provincia di Macerata, acque intermedie a popolazione mista. Categoria B. E 10 anni fa era categoria A. Era potabilissima l'acqua. Adè categoria B. Adè io me butto qui. Aspetta, Cos'è questa roba qui laggiù? Un pallò. Cos'è quella roba lì? Una boa. Una boa c'è, va? Adesso me vado oltre qua con qui una miseria. Oh, vedi, me ficco qui, gonfio il gommo e parto, guarda, vedi le piante secche in mezzo all'acqua. Guarda lì, l'acqua arriva alla susa, sa pianta era sott'acqua prima. Invece del fiume se sta andando giù, sta a calare perché non piove più, oh, non piove più, lo vuoi capisci o no? Ah no? Non so. Cosa te lo dirò a fare? Guarda, è un disco che gira, tanto dico sempre quelli. Oh, che c'è qui per terra? Un soldatino. Anni 80. Un soldatino. Io li squagliavo questi. Allora, vabbè, metto il treppiedi qui, gonfio su gommo. Guarda che roba, che realtà bellissima qui. Grazie Gesù. Grazie di questo panorama. Bellissimo. Adesso metto il treppia. Pipia. Aspetta. Ovviamente. Cos'è neo quella roba laggiù? Lo fai vedendo qui. Aspetta, primo qui. Lo butto un po' l'acqua, lo butto. Questo cos'è questo pallone? Oh, cos'è una merda? Che schifo! Che schifo, guarda io che schifo, che roba! Una padella, una cazzarola! Adesso io gonfio il gommo! Gonfio su gommo che... Eccomi qui, va. Aspetta, Eccolo qui, va, il gommo. Vedi, bello. È bello. Ah, che profumo degli adesivi anni 80. Oh, l'arancione è il colore anni 80. Profumo adesivi anni 80 e giocattoli.
Che bel profumo! Solo che chi ci batte l'ombra? Oh. Cioè, se piante chi. Allora, come fo io a. A soffiare? Scusa, è buco, Già è buco, Mi fa piacere, no, no, già è buco. Dopo dipende uno, non dululassa. Allora, 60 minuti che fa un'ora. Più fiato, se no mi gira la testa. Oh, cos'è, oh? Ora un po' si è formato il gelo. Una lastra di gelo, oh! Dentro quella cazzarola si è formata una lastra di gelo, guarda. Guarda che roba. Se lo sapete che sta il gelo poi accende il fuoco. Mi pare tanto una cavolata, però se può accendere il fuoco sul gelo, pensa all'acqua che accende il fuoco. È una cosa impossibile, no? Eppure è possibile. Non so come, ma è possibile. Più un po' fiato e gonfio. La diga dei cingoli, questo lago artificiale per fermare le piene del fiume è stato fatto negli anni 80, perché negli anni 80 il fiume andava sempre in piena, aveva sfasciato i ponti pure, e il ponte di Villa Musola giù verso Loreto l'aveva buttato giù tutto. Allora hanno deciso da fare sta diga anche per l'energia elettrica, da piare l'energia dall'acqua. È un'innovazione dell'uomo, ha fatto sta opera per fermare pure le acque dalla violenza che c'era quella volta, perché più era tutto un continuo. Adesso se buttassero giù sta diga, siccome non piove più niente, il fiume rimarrebbe sempre in linea, come se ci fosse la diga. Pertanto non piove più, anzi la diga va scomparendo piano piano, e il lago va a scomparire. Non piove più, non c'è niente da fa. Sassa gente che butta sa rubaccia ante il cielo. E una misella aria che ci va dentro su Sucumò. Te pensa che Sucumò c'ha solo due valvole. Se si bucasse in te una valvola, ci rimane un'altra valvola. Ma se si bucasse questo qui centrale, ci rimane quello primario sotto. Vado a fondo come una peramizza. Vado a fondo come una nave tutta sbrigata nelle sue paratie. E te saresti il più felice del mondo se io mi c'è fuoco dentro sul lago. Invece no. E invece no, Gesù mi aiuta, Gesù l'angelo custode mi aiuta, e le anime del purgatorio che prego per loro, intercedo per loro presso Gesù,
mi aiutano sempre. E na misè l'aria, oh! L'aria che ci va dentro, oh! Oggi è venerdì, eh? Se devi mangiare il pa e acqua! Io oggi non c'ho né pa né acqua, a parte che l'acqua ce l'ho quanta ne voglio, però ho visto che siccome non ha piovuto, è una vita che non piove, e l'acqua è sempre stagnante, comincia a essere piena di rubacci, e allora non fa bessa acqua qui. È inutile che mi bevo l'acqua che non fa bene. È meglio che non la bevo per niente. Però se durassi una settimana intera da non bere, se durassi 3 giorni a non bere, alla fine bevo pure s'acqua qui. Anzi, dopo un giorno bevo s'acqua qui. Dopo mi pia sete proprio del brutto. Però se posso resistere mezza giornata, dopo quando vado a casa ancoccio l'acqua per bere, grazie a Gesù, beverò a casa, no? È quasi finito a riempire l'aria. C'era una persona che mi voleva dare una pompa, no? Non una pompa in modo dispregiativo e egoistico personale. Una pompa, mi voleva dare una pompa per gonfiare il gommo. Hai capito che te sei così malizioso, la malizia te se magna. Basta che vedi una roba che già pensi male. Invece bisogna pensare bene. Anche se oggi come oggi va tutto male. Però se uno pensa male, le robe gli va male. Se te pensi bene, le robe te va male, però alla fine te va bene. Però se te pensi bene in Gesù. È quasi finito, a gonfiare. A me, se te non c'hai pazienza, non me ne può fregare meno. Non mi interessa niente se te non puoi aspettare più. Se metti avanti, indietro, in teleregistrazione, peggio per te. Perché non riesci, se uno non mette avanti, dietro, destra e sinistra, a pezzi e bucco, non capisci, non capirai mai niente i messaggi che vorrei donare alla gente, i messaggi di Gesù. Non si riesce mai a capire niente se tu metti avanti e dietro, come vedi l'usario metti avanti, come fai a capire il messaggio? Capisci solo le parole brutte che dico, le offese, pare che offendo, pare che dico le parole brutte, e invece bisogna capire il messaggio dalla A alla Z, quindi bisognerebbe, per giusto, vedere il video mio dall'inizio alla fine per capire, per giudicare, se no non puoi giudicare, giudica te stesso invece. Adè, per il gommo per essere giusto abbastanza, gonfiato abbastanza, se deve levare le pieghe qui, avete voi che può vedere, se deve levare le pieghe, deve andare via le pieghe lì, te la punta lì. Allora te stavo a dire che una mi voleva fare una pompa, una pompa di gommo, per gonfiare il gommo, però tutte cazzate. Mi ha detto, ci incontriamo in giro, ho incontrato 1000 volte, un intermediario suo, non mi ha dato mai sa pompa. E allora cosa me frega a me della pompa? Forza il respiro mia, no? Me l'ha donato Gesù il respiro, la pompa ce l'ho naturale.
Non andate via le pieghe, oh! Ancora non andate via, oh, se pieghe! Guarda, oh! Ce vedi o sei cieco? Vedi? Che non andate via le pieghe? Le devi mandare via, se pieghe! Se no non va bene a buttarti in te un lago! Aspetta, però devi, quando gonfi non ci devi buttare lo sputo, la saliva, sennò quando vai a gonfiare la prossima volta senti il tappo che puzza de fradio marcio, de quando sternuti dopo che ti sei fumato 5-6 pacchetti de Marlboro de contrabbando al giorno. Oppure anche se fumi un pacchetti stronzo de sigarette fine fine che tempesta all'alito e puzzi il tappo de fradio. Io però non fumo, però lo puzzo lo stesso de fradio, perché la saliva dopo un po' si infradisce, diventa fradio. Perché se te scataracchi, visto mai lo scataracchio per terra, dopo il giorno dopo cosa diventa? Diventa un guscio, un involucro di un insetto, pare. Giallo color cataro, color vomito. E allora, se te ci pensi bene, e il cataro è una roba che si infradia, perché tanto è una roba liquida organica che dopo va in putrefazione come il corpo. Basta, va, ma è sufficiente. Sono andato nel fiume Tevere, del Tevere, che è profondo 100 metri. No, non è profondo 100 metri, però sarà profondo 20 metri il Tevere, dei punti più profondi del Tevere, no? Sono andato con un gommoso a tre buci in erti QC, l'ho tappato di sana cingomma. Cosa vuoi che... questo qui è molto meglio. Mi pare che non è bucato, allora anche se è un po' sgonfio, che non è massimo gonfiatura, è uguale, dai. Tanto l'ago è fermo, è immobile, è un stagno, l'ago è stagnante, è artificiale, non c'è pericoli De come dici te, i tornatelli lì, com'è che li chiami te, i girelli, io il girello sapevo da quando ero quando i Munelli gli dai un girello per girarsi intorno, che se mette una sedia in te con la sedia, sa con le rotelle, c'hanno il girello, cioè, vanno camminando in tutta casa, quello è il girello, e no il girello che intendete voi altri. Però te voglio dire che adesso io parto con su gommo, e dentro sto fiume artificiale, che non potrebbero esserci i cosini, i, come si chiama, i vortici. Invece nel fiume Tevere c'è sondato, nel Tevere è un fiume, primo si muove, secondo c'è i vortici, terzo in quel giorno si muove abbastanza e passava pure le barche, le imbarcazioni, e quarto c'avevo il gommo buco e la metà più piccolo di questo, quindi qui sto nelle migliori situazioni che posso stare dentro sul lago. E però qui in te sul lago c'è morti un gruppo di ragazzi che hanno preso un pedalò, sa al tappo stappato, gli si è affondato de notte e non sapeva come fa, era freddo e c'è crepati. Allora adesso io monto su, sa sa videocamera lì, non so come fa, sa sul sacchetto, sa tutto quanto, me levo le scarpe, perché le scarpe è un macello, roba che mi si molla i pia, almeno se si molla i pia, le scarpe rimanene qui in la spiaggia, così dopo i pia stanno all'asciutto, perché se te bagni i piedi, e non te li riesci a asciugare fino a che non vai a casa, perché io devo fare mezz'ora di cammino con la macchina per ir a casa, e allora se non ti asciughi i piedi, penda via, se nel tragitto ce l'hai molli, bagnati, dopo alla fine stai male, ti piglia l'influenza qualcosa. Ecco qua, le lascio qui le scarpe. Se c'è crepassi qui in mezzo, e allora trovi nelle scarpe mia e capiscine di chi è. Allora, dai, io so tutta sta borsa, devo montare dentro l'acqua. C'ho la Bibbia, c'ho tutto. Allora. Eccolo qui, va. Cos'è, oh? No, è bucato! È buco! Porca miseria, è buco! Aia! È bucato pure questo, porca miseria! Sente, oh!
due è lo? È il bucio. Però è bucato, eh. Mannaggia, è bucato, come devo fare? Si è bucato pure questo. Porca miseria, potevo andare nel lago tanto tranquillo. Ma guarda un po'. Mi si è bucato pure su con mo. Non so come, ma si è bucato. Porca miseria, che... Senti. Senti come sbrodola, oh. Porca miseria. Allora, adesso io leggo questo qui dentro il gommo. Dopo calo giù, su gommo è bucato, non ci posso fare niente. Se ce l'hai un altro di gommo, fatto bene però stavolta. Questo basta che lo tocchi se buca. È da una donna questo gommo qui. Se ce l'hai uno fatto bene, regalatemelo, no? Se ce l'hai uno nel garage che non ci fate niente, che voi altri non ci fate niente al gommo. Regalatemelo ciò il gommo, che io ci vado in mezzo all'acqua, dai, vedi, ho fatto tutta sta strada, eh? Per venire su pendante il gommo in mezzo lì, non ci posso andare perché si è bucato. Non c'ho manco la cingomma per tappare il bucio. Porca miseria. Allora niente, leggo qui quello che devo leggere e vado a casa. Purtroppo. Sente che roba. Mannaggia, se non mi sbrigo vado pure a fondo. Qui poi sto vicino alle piante, vedi? Sto vicino alle piante. Senti che roba. E il bucio viene da due LP a lì. C'è il pia lì. E il buco è lì sotto lì. Allora mi accingo a leggere questo scritto. È stato vano che mi sono tolto le scarpe. Se sapevo non ci venivo. Non ci venivo senza scarpe. Cioè mi mettevo le scarpe, lo gonfiavo, vedevo il buco, andavo via. Non c'era bisogno che me le avesse scarpe. Adesso mi sono mulato i piedi, bisogna che me si asciuga. Vabbè, comunque non fa niente, dai, non fa niente. Mi serve d'esperienza per la prossima volta, per vedere un attimo. Prima mi rendo conto se il gommo è buco. E se è buco, che non c'ho una cingomma, non c'ho niente per tappare il buco, niente da fare. Non ci posso venire. Allora, promesse fatte dalla Vergine durante varie apparizioni. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario saranno da me condotti a mio figlio. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario saranno da me aiutati nelle loro imprese. Sente bene? Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario impareranno ad amare la parola e la parola li farà liberi. Non saranno più schiavi. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario ameranno sempre di più mio figlio. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario avranno una conoscenza più profonda di mio figlio nella loro vita quotidiana. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario avranno un desiderio profondo di vestire con decenza per non perdere la virtù della modestia. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario cresceranno nella virtù della castità. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario avranno una coscienza più profonda dei loro peccati e cercheranno sinceramente di correggere la propria vita. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario avranno un profondo desiderio di diffondere il messaggio di Fatima. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario sperimenteranno la grazia della mia intercessione. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del rosario avranno pace nella loro vita giornaliera. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario saranno ripieni di un profondo desiderio di recitare il Santo Rosario e meditare i misteri. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario saranno confortati nei momenti di tristezza. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario riceveranno il potere di prendere decisioni sagge, illuminati dallo Spirito Santo. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario saranno invasi da un profondo desiderio di portare oggetti benedetti. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario venereranno il mio cuore immacolato, il sacro cuore di mio figlio. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario non useranno il nome di Dio invano. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario avranno una profonda compassione per Cristo crocifisso e aumenterà il loro amore per Lui. Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario saranno guariti da malattie fisiche, mentali ed emozionali. Pensa, oh, saranno guariti da malattie fisiche, emozionali e mentali.
Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario avranno pace nelle proprie famiglie. Le origini del Rosario. Statua settecentesca della Madonna del Rosario, venerata a San Severo. La parola Rosario deriva da un'usanza medioevale che consisteva nel mettere una corona di rose sulle statue della Vergine. Queste rose erano simbolo delle preghiere belle e profumate rivolte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani, la corona, per guidare la meditazione. Nelle X 3 volte 1 secolo, i monaci cistercensi elaborarono a partire da questa collana una nuova preghiera che chiamarono Rosario, dato che la compravano ad una corona di rose mistiche offerte alla Vergine. Questa devozione fu resa popolare da San Domenico, il quale ricevette nel 1214 il primo rosario dalla Vergine Maria in persona, nella prima di una serie di apparizioni come un mezzo per la conversione dei non credenti e dei peccatori. Prima di San Domenico era pratica comune la recita dei rosari di Padre Nostro, che richiedevano la recita del Padre Nostro secondo il numero di grani di una collana. In realtà l'abitudine di contare le preghiere con una cordicella annodata era già diffusa Nel terzo e nel sesto secolo, ai tempi dei monaci del deserto che vivevano da eremiti. Questi strumenti si chiamarono poi nel Medioevo Pater Noster. In un primo tempo, infatti, il culto della Vergine praticamente non esisteva e l'Ave Maria, nata nelle V 2 volte 1 secolo, si affermò in tutto il mondo cristiano soltanto intorno al 1000. Il movimento circolare che si fa sgranando il rosario simboleggia il percorso spirituale del cristiano verso Dio, un lungo ritorno. Nel 1571, anno della battaglia di Lepanto, Papa Pio V chiese, mannaggia mi sta a chiamare qualche du e chi è ne? Chi è ne? Picca o picca Dessipia. Vedi le scarpe? Sono dovuto calaggiò perché ho avuto una chiamata urgente. Dopo ci ho avuto da calaggiò perché è bucato, è bucio. C'è un buco largo, spesso, e poi ho chiappato pure un sasso. Mi si è bucato pure di più del buco che già c'era da nuovo. Da nuovo c'era un buco, pensa. Che roba, un gommò così, pareva chissà quanto bello, anni 80, da donna, eh? Vabbè, no? Siccome te mi dici che ti sembra una donna, mi pio pure il coso qui, guarda, il burro cacao, le profuma, o casomai me lo magno, no? Me lo magno per pranzo questo, non c'ho niente da mangiare, gli alberi tutti secchi, non c'è un frutto, non c'è niente, cosa me magno? Una pigna, non me ne ha, la pigna è troppo dura, è incommestibile. Me magno un tantino di burro cacao. Però non te lo fa vedere a te sta facendo chi che me lo magno, perché sennò dopo me lo mixi. Me mixi, me rendi un video satanico, come al solito, no? Me lo magno in disparte. Eccolo, va, l'ho mangiato. Fa un po' schifo, il burro. Mamma mia, il burro cacao non è buono, per mangiare. Me l'ho ingoiato come se fosse una supposta, dalla bocca però. Che boccaccia che mi ha lassato su burro cacao. Fa pietà a mangiarselo. Non lo mangiate, che sennò a te te fa male, a me no, però mi fa schifo. Pensavo che era buono invece, Ne sa di biscotto. Allora adesso quindi non posso andare a mezzo al lago per colpa tua che mi hai dato un gommò bucato. Per favore, se ce l'hai uno che lo tiene in te garage, che non ci fai niente, me l'hai promesso, dammi giù sa promessa, mantienela giù, no? Che uomini siete di? Uomini, nella Bibbia c'è scritto gli uomini si trasformeranno a donne, gli uomini saranno come donne, infatti vedo tutte donne, mi date un gommò da donna e fino sa do filtri e poi bucato pure da nuovo buco, sicuramente hanno aperto la scatola prima da dammelo e l'hanno bucato per proprio apposta per piamme in giro,
Tanto c'è sta gente Lisa. Parea tanti brai, te cu la lettera. E invece vedi, tutta falsità. Tutta falsità. Oppure può essere pure che dentro, quando l'hanno trasportato da qualche parte, si è ficcato dentro un ferro, però è una possibilità su un miliardo. Però c'è questa possibilità, può essere pure che non è causa di loro. Quindi inutile a discorre male. Mica discorre male. E come dato di fatto è bucato, non c'è niente da fare. Adesso io chi? Ti dico una faccenda, ti dico a te. Ti dico una faccenda. Proseguo. Proseguo nelle registrare. E queste cose qui del rosario, rosario, no? Senti bene, le origini del rosario. Aspetta, questo qui l'ho letto, questo qua. Ognuno di questi misteri è rivelazione del regno ormai giunto nella persona stessa di Gesù. È mistero di luce, innanzitutto il battesimo al Giordano. Qui, mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa peccato? Che si fa peccato per noi, 2 Corinti 5:21, nell'acqua del fiume il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama figlio diletto, mentre lo Spirito scende su di lui per investirlo della missione che lo attende. Mistero di luce è l'inizio dei segni a Cana, tratto da Giovanni 2, versetto 1 e 12. Quando Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli, grazie all'intervento di Maria, la prima dei credenti. Mistero di luce è la predicazione con la quale Gesù annuncia l'avvento del regno di Dio e invita alla conversione. Tratto da Marco capitolo 1 versetto 15. Rimettendo i peccati di chi si accosta a lui con umile fiducia, specie attraverso il sacramento della riconciliazione. Aspetta. Inizio del mistero di misericordia che egli continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il sacramento della riconciliazione affidato alla Chiesa, alla sua Chiesa, tratto da Giovanni 22 e 23. Quindi la Chiesa ce l'ha donata al nostro Creatore Gesù. Gesù ci ha donato la Chiesa Cattolica Romana al Papa. È inutile che vai cercando fuori, al di fuori della Chiesa Cattolica Romana e la giudichi la Chiesa. Prima capisce bene che la Chiesa è l'unica via de purificazione dell'anima tua e de salvezza. L'unica via, non ce ne sono altre, perché la Chiesa l'ha fondata Gesù in persona. E duemi essere noi chiese ambulanti che camminavano. Il nostro corpo doveva professare Gesù. E invece cosa professa? Le maledizioni verso gli altri che me date? Mistero di luce è infine l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento con il suo corpo e il suo sangue sotto i segni del pane e del vino, testimoniando sino alla fine il suo amore per l'umanità, tratto da Giovanni 13:1, per la cui salvezza si offrirà il sacrificio. In questi misteri, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo sfondo. I Vangeli accennano appena a qualche sua presenza occasionale in un momento o nell'altro della predicazione di Gesù, tratto da Marco 3:31. Giovanni 2:12, e nulla dicono di un'eventuale presenza nel cenacolo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia, ma la funzione che svolge a Cana accompagna in qualche modo tutto il cammino di Cristo. La rivelazione che nel battesimo al Giordano è offerta direttamente dal Padre ed è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua bocca e diventa la grande ammonizione materna che ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi. Fate quello che vi dirà, tratto da Giovanni 2, versetto 5. È ammonizione questa, che ben introduce parole e segni di Cristo durante la vita pubblica, costituendo lo sfondo mariano di tutti i misteri della luce. Chi persevererà, sente bene. La Madonna apparve a Lourdes con la corona del rosario. Pensa bene, queste cose ammesse dalla Chiesa e approvate, quindi non sono un eretico. Sente bene, le promesse della Vergine. E anche se fossi un eretico, un eretico per i tuoi occhi, per te, però dico tutte le verità possibili. La verità è solo Gesù, quindi la verità, basta che la vai a leggere, chi c'è la verità? Non c'è bisogno che mi stai a sentire a me, basta che leggi questo, il libro sacro del nostro Creatore, la Bibbia. No quelle modificate però dai testimoni di Geova, oppure modificate da tutte le congregazioni che stanno all'infuori, al di fuori della Chiesa Cattolica Romana al Papa. Tutte le altre Bibbie tutte modificate. In Satana. Allora Maria, così, allora senti bene, Senti bene, le promesse della Vergine. La Madonna apparve a Lourdes con la corona del rosario. La riporta anche il
riporta anche 15 promesse che la Vergine in persona avrebbe fatto sia a San Domenico sia al beato Alano della Rupe riguardo al suo rosario. Sente benissimo, stappete serecchiacce. Io prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie. La Madonnina dell'apparizione ha promesso queste cose qui, sente. Chi persevererà? A tutti quelli che devotamente reciteranno il mio rosario, vi prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie. Infatti io lo sto a vedere con mano, lo tocco proprio con mano ogni giorno, le grazie che mi dona Madre Maria tramite Gesù. Gesù tramite sua madre, anzi. Chi persevererà nella recitazione del mio rosario riceverà grazie preziosissime. Il rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno. Esso distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie. Il rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle anime le più abbondanti misericordie divine. Sostituirà nei cuori l'amore di Dio all'amore del mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime si santificheranno con questo mezzo? Colui che si affida a me con il rosario non perirà. Colui che reciterà devotamente il mio rosario meditando i suoi misteri non sarà oppresso dalla disgrazia. Se è peccatore si convertirà, se è giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna. I veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti della Chiesa. Coloro che recitano il mio rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio rosario. I veri figli del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo. Quello che chiederete con il mio rosario lo otterrete, pensa. Coloro che diffonderanno il mio rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità. Ho visto ieri che stavo per fare un incidente mortale, miracolato proprio sono stato, per nemmeno un capello de testa, ero sfiorato una macchina, l'ho sfiorata proprio al massimo, eppure mi ha salvato. Grazie Gesù che tramite tua mamma mi proteggi sempre. Io ho ottenuto da mio figlio che tutti i membri della confraternita del Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i santi del cielo. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti i miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo. La devozione al mio rosario è un grande segno di predestinazione. Secondo il credo cattolico, il termine predestinazione non significa assenza di libero arbitrio. Cioè una persona, dopo aver pregato col rosario, può sempre scegliere liberamente se raggiungere la salvezza o meno. Quindi la predestinazione è qui intesa come l'alto grado di probabilità che una persona possa salvarsi, perché di sicuro col rosario una persona sarà particolarmente protetta. Misteri della luce. Dalla lettera apostolica Rosarium Virginis Maria riportiamo la presentazione dei 5 misteri della luce, commentandoli poi brevemente ad uno nella quarta pagina del quartino inserto contestualmente alla pubblicazione dei quadri che illustrano, passando dall'infanzia della vita di Nazareth alla vita pubblica di Gesù, contemplazione ci porta su quei misteri che si possono chiamare a titolo speciale misteri della luce. In realtà è tutto il mistero di Gesù che è luce. Egli è la luce del mondo, tratto da Giovanni 8, versetto 12. Ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della vita pubblica, quando egli annuncia il Vangelo del Regno, volendo indicare alla comunità cristiana 5 momenti significativi, misteri luminosi di questa fase della vita di Cristo. Ritengo che essi possano essere opportunamente individuati: primo, nel suo battesimo al Giordano; secondo, nella sua autorivelazione alle nozze di Cana; terzo, nell'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione; quarto, nella sua trasfigurazione; quinto e infine nell'istituzione dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale. A posto, ho letto tutto. E allora adesso recito il rosario un'altra volta, perché stamattina 3 volte l'ho recitato, questa è per la quarta volta per me. La prima volta non l'ho registrato, la seconda volta non l'ho registrato e la terza volta l'ho registrato l'assunto con l'urna qui a cinguli. E adesso invece lo recito qui in questa spiaggetta di sto lago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso prima me asciugo i piedi. Aspetta, mi asciugo e mi metto i calzetti, perché sennò già mi sei congelati, diventati viola, guarda lì.
Guarda, un rosa color morto. Mi è venuto i piedi color morto, guarda, color deceduto. Vedi? Però adesso c'è i riflessi, guarda. Guarda un po' i piedi di un cadavere. Che schifo. Che merda. Guarda che roba. I pia. Guarda che splendore. Grazie Gesù di questo splendore. Adesso allora mi metti i calzetti, le scarpe smerdate. Le scarpe smerdate, guarda che roba qui. Guarda qui. Queste scarpe che uso dentro, pendà dentro le, per bucare dentro le case, per vedere la grascia che c'è dentro le case e per ricordarmi che nel passato erano riuniti in preghiera in Gesù, tutte le famiglie riunite in preghiera, parenti sopra parenti. Adesso invece i parenti fanno male ai denti, è meglio che te li tieni lontani i parenti. A me però, ringraziando a Gesù, sì, fanno male i denti, però la maggior parte dei parenti mi fanno male i denti pure a me, però c'è una zia, per esempio, e i parenti mia che mi hanno aiutato spesso, e adesso specialmente più che mai mi hanno aiutato tanto, e a farmi dei prestiti, mi hanno fatto dei prestiti che io non so nemmeno se riesco a ridarli indietro, perché non c'ho proprio finanzia. Finanzio, com'è che si dice? Non c'ho la finanza. La finanza, basta che vai in Ancona, c'è la caserma della finanza. Però io la finanza non ce l'ho i quadri. Anche se te dici che sono sfondato. E invece tutte cavolate stai a dire. Perché te, nel mondo dell'internet, non fai altro che dirmi un sacco di cazzate a tutti e nient'altro. Che cazzate, cazzate sopra cazzate. Mi fai sempre del male, è ora che te la fai finita da pensare ai cavoli mia, pensa ai cavoli tua, e se non vuoi vedere i video mia, nessuno ti ha costretto mai, io non ti ho costretto mai da vedere i video tua, dei video mia, io non ti ho costretto mai da vedere i video mia, e non ti ho dato mai l'autorizzazione di nessun genere per metterli in altri canali, la faccia mia, il volto mio, l'espressione mia, te fai apposta per rendermi il ridicolo al mondo intero, perché mi hai mixato tutto quanto, e mai reso i video mia da video di lode e ringraziamenti, me l'hai resi satanici. Guai a tutti coloro che mi hanno fatto queste cose qui e me le stanno facendo. Che schifo, guarda, che schifo, che realtà de merda. La merda anzi è meglio. Io a te che mi hai modificato i video, te vorrei no, incatenà te un muro e te apriria la bocca sa due feri, no? E se te chiudi la bocca te buca il palato, per non fatela chiudere la bocca te ci metteria uno stronzo de merda dentro la bocca e te lo faria mangiare, levo i chiodi e te lo mangi, dopo te metto due chiodi per non fatti aprire la bocca in modo che te la mastichi bessa merda, quello sarebbe da fatte a te, e dopo te diverti sempre a mixare i video perché tanto i figli del divisore fanno così, Il male sempre più dilaga in questo mondo e allora fa così. Allora adesso i misteri della luce affinché te illuminasse, che illuminasse Gesù, affinché tu illuminassi Gesù nel tuo nome Gesù Cristo, ti chiedo la grazia dell'illuminazione per tutti coloro che m'hanno mixato i video rendendoli satanici, rendendomi ridicolo al mondo intero e facendo sì che ci avessi problemi con il giudice per mio figlio. Hanno fatto in modo che ci avessi problemi affinché non potessi avere mio figlio. È la cosa più importante che ho in questa realtà, mio figlio. E se cose che questi sono cavoli mia. Però siccome mi hai influenzato, mi hai violato la mia figura, ma ti sei preso gioco di me violando la mia figura in internet, no? Che vedi in te i video originali, l'hai messa in te canali tua, e allora mi hai rovinato, mai proprio ci sei riuscito a fare del tutto per rovinarmi questa corta vita che ci è rimasta anche per te, perché presto morirai e te morirai, il tuo corpo morirà presto. In questa realtà, non te credessi da vivere a campare in eterno a fare del male, Dopo ci avrai da scontare le pene infernali, Se non te converti adesso, se non smetti e non chiudi tutti i video che hai fatto contro di me. Fatela finita, una volta per tutte. Te,
Te devi ritenere fortunato, devi ringraziare il Padre Eterno, che io ho il cuore buono. Perché sennò a st'ora ti avevo fatto del male a st'ora se non c'avevo il cuore buono. C'ho il cuore buono io. E non è che mi voglio dare arie, però a st'ora io ho fatto molto del male a tutti voi che avete fatto delle cose brutte in te video. Quindi Gesù, nel tuo nome Gesù Cristo, ti chiedo la grazia adesso in questo momento di illuminare queste animacce che mi hanno fatto del male. E me stanno facendo sempre in continuazione. E non c'è niente da fare. In tutte le preghiere ti dico sempre questa, Gesù, affinché tu li illuminassi a scancellarmi, a fa scancellare tutti i video non originali che mi hanno fatto sopra di me su altri canali. Fa sì che tutte le persone a te illuminate possano segnalare tutti i video non originali, tutti i video mixati che m'hanno caricato su dei canali che non sono miei. Grazie Gesù. Illumina se anime che campene male e se credene da truane la gioia fa del se credene da truane la gioia fa del male. O Gesù, ti chiedo la grazia da fai capire, da fai comprendere a questi che la gioia la trovene solo in te, a fa ogni sorta di bene, le opere di bene, la trovene a fa ogni sorta di bene, le opere di bene, Signore Gesù. Ti chiedo la grazia di donare a più persone possibili che mi stanno a fare del male, la grazia da donare e la luce, il miracolo da fargli capire gli errori che stanno a fare contro di me e contro la loro persona. Perché chiunque fa delle modifiche di me, malefiche, vanno contro la propria persona, la propria anima. Perché Gesù dopo la fine li giudicherà. Ci avranno un loro giudizio, ci avranno un giudizio particolare, molto più severo e arbitrario. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina dell'amore della pace, prega per noi per il mondo intero. Nel secondo mistero della luce si contempla... Se sta tanto bene sta spiaggia qui, Se sciala. Se mi ero portato qualcosa a mangiare, forse stavo meglio. Vabbè, finisce il rosario, poi vado a spizzicare qualcosa giù a casa e il pa. La rivelazione alle nozze di Cana.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce si contempla la sua trasfigurazione, la trasfigurazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore e della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero pasquale. O Gesù, ti chiedo la grazia di benedire, custodire, proteggere il mio avvocato qui su questo pianeta Terra, il mio avvocato che è molto combattuto e invidiato da tante persone qui sulla terra, è invidiato, povero mio avvocato, che mi aiuta senza soldi. Dove lo trovo in avvocato Luci? Non se trova, oggi tutti interessi volene. Prima c'ho avuto un avvocato, dopo siccome era insieme... Era insieme, non si poteva usare, allora l'ho dovuto pian altro. Questo solamente i soldi per i quadri, per il governo, per i governanti. Pensa che roba, il governo vuole i quadri, quando uno si rivolge squadrinato a un avvocato vuole i quadri il governo prima. Dopo li pia l'avvocato, no? Per legge. Invece lui, non lo so, se mi vuole qualcosa, sicuramente vorrà qualcosa. Però io non ce l'ho su qualcosa. Io Gesù, nel tuo nome Gesù Cristo, ti chiedo la grazia di illuminarlo e di donargli la tua luce di protezione, la tua protezione e il tuo patrocinio per lui. In questa decina, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, affinché fossi illuminato dalla tua luce per fargli operare, mica è un dottore, però è sempre, fa parte di un dottorato, è un dottore ma non è un chirurgo, però ti chiedo la grazia Gesù a questo mio avvocato della terra a illuminarlo più possibile in modo che mi facesse trovare una strada più giusta. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina dell'amore, della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia, dolce Vergine Maria. Questa è una pigna ed è un albero che è stato sott'acqua. Padre nostro che sei nei cieli, un padre ave gloria secondo l'intenzione del sommo Papa e tutti i pastori della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre in secoli e secoli. Amen. E la benedizione di Gesù Cristo, tua Gesù, scenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi è questi noi? Te che mi stai a guardare, io. E allora adesso io ti faccio vedere le radici arrampicanti che si arrampicano, che questa radice è radici sott'acqua. Guarda che roba, oh. Guarda lì. Perché è tutte ondulate? Te dirai, perché è tutte ricciolate come un serpente quando striscia, no, per terra? Guarda, come un bruco. Guarda che roba. Guarda che radice, oh. Ci vedi che... Non vedi niente. Vedi, sta radice qui che si arrampica. Lo sai perché è tutta ondulata? Perché più ondulata è e più tiene bene il terreno. Più è messa, più è salda nel terreno. Quindi, vedi, le piante ne sanno più di noi. Più di voi altri ne sanno le piante. In Gesù. Le piante per rimanere salde se sversene tutte, se storcene tutte. E noi, per rimanere saldi in Gesù, dobbiamo mantenere la croce. Siamo storti a portare la croce più anche più storti possibili, però imperterriti nella preghiera, nella lode in Gesù, imperterriti continuamente lodandolo, ringraziandolo, perché acquistiamo sempre più energia vitale per vivere meglio possibile, anche con le croci. Più croci scemo e più ci dobbiamo storce per tenere la croce salda. Per esempio, se te sali in una montagna con un zaino, te storci, te ingobbi, però quando sei arrivato nella punta della montagna, nella vetta, sei contento, soddisfatto e hai portato a termine la tua meta, sei arrivato nella meta decisiva, nel paradiso, eh? Ma te, se porti lo zaino tutto storto, però non arrivi alla meta, te manca qualcosa. E questo qualcosa è Gesù. Quindi è meglio arrivare tutti storti in la meta che tutti dritti non nella meta. Io mi sono spiegato male. Quando uno non arriva alla meta, non è storto. Perché arrivando nella meta uno c'ha il sacrificio. Quando tu c'hai il sacrificio, arrivi però dove devi arrivare, hai portato la tua croce con perseveranza in Gesù, allora arriverai in paradiso, erediterai il paradiso per sempre. E allora, come se piante arrampicanti, vedi? Se tacchene beccoci, se tacchene meglio nel terreno. Noi siamo come le piante arrampicanti. C'è due mostorce beh. Dobbiamo accettare la croce per quella che è, qualsiasi croce, portarla con perseveranza nella preghiera, nella lode continua a Gesù. Sempre, così facendo ereditiamo il paradiso e il posto che ci ha preparato Gesù per la nostra gioia e per la nostra salvezza. Grazie Gesù.